Senta, lei ha fatto un intervento su Facebook su un'ipotesi di nuova legge elettorale per la regione Abruzzo, come se fosse un grande comune praticamente, con delle liste di 32 persone. E ecco, questo progetto perché? Qual è il senso? Io ormai ho un'età e un'esperienza per capire quello che sta succedendo. Io vedo rinascere con ancora più vigore un aspetto campanilistico della nostra regione, non ci possiamo permettere. Lo diceva lei, l'Abruzzo ha preso proprio il nome degli abitanti di Napoli, io credo qualcosa di meno, ma Napoli è Napoli chiuso, perché poi con l'Interland Napoli raddoppia, arriva a 3 milioni di abitanti. E noi in questo momento abbiamo un consiglio comunale e un consiglio regionale, purtroppo, consideriamo che non esistono più i partiti, c'è cioè uno sfilacciamento della politica, in cui emergono sempre più non solo i campanilismi, ma proprio i localismi. Io credo che addirittura all'interno delle province esistano poi i rappresentanti di un'area, di un'altra e così via. E questo viene contro il mandato, secondo me, statutario, perché nel momento in cui io ho un consigliere regionale, questo deve pensare a tutta la regione, non solo all'Aquila, non solo a Avezzano, non solo a Chieti, non solo a Pescara o a Basta e così via. E attenzione, questo è un problema serio. Se voi pensate che quando c'è stato il terremoto, qui non ho visto io neanche per venire. Per curiosità oppure per battermi la pacca sulla spalla, alcuni consiglieri regionali non ho mai visto, alcuni assessori che io non ho mai visto. Quindi questo è un problema vero. Allora io propongo che ci siano, siamo 1.300.000, votiamo i 32 su una lista di partito, di civico, quello che volete, tutti qua. Mi si dice, ma costa troppo la campagna elettorale, no? Perché già anche pensiamo alla campagna elettorale per fare il sindaco, la campagna elettorale per anche di grandi città, no? Pensate a fare il sindaco di Roma, deve arrivare a 3 milioni di persone. Pensiamo alle campagne elettorali per fare il parlamentare e così via. Esistono le leggi. Le leggi dicono che tu puoi spendere quello e non un centesimo di più. Dopodiché, si torna alla politica, se tu vuoi prendere i voti all'Aquila, a Teramo, a Vasto, a Cepagatti, devi rappresentare qualcosa, devi dare delle idee. E poi fai Senta. come quando mi candidai io nel 2001, mi feci migliaia e migliaia di chilometri, feci due comizi in circa, complessivamente feci 350 comizi. Ma già con le province tutelate l'Aquila è riuscita a esprimere un solo consigliere, così magari potrebbe arrivare a zero senza paletti, diciamo. No, a parte questo non è vero, dipende innanzitutto da chi candidi. Da chi candidi. In questo momento io allora le ribalto che c'è una divisione di spazi, per cui è chiaro che a questo punto colui che viene eletto in media con 5, 6.000, 7.000 voti, mettiamo a Vasto piuttosto che a Laggiano o a Pineto, rappresenta di fatto solo Pineto. Guarda, io sono stato deputato. Quando vinsi avevo un collegio X, io ho sempre avuto uno sguardo superiore, però è chiaro che mi curavo il collegio. La seconda volta ero parlamentare eletto in tutta la regione, io in quei 2 anni, pur facendo il sindaco, mi sono occupato di tutta la regione. Io quando stavo a Roma mica mi sono occupato dell'Abruzzo o del comprensorio aquilano, sì, seguivo un pochettino le problematiche, ma io mi sono occupato di fare leggi di rilevanza nazionale, mi sono occupato di questioni che a volte interessavano più la Sicilia piuttosto che il Piemonte, il Veneto o le Marche.